Buonasera cari non telespettatori, Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisalid, il keeper di questo lercio canale. Questa sera torniamo con Oddworld Soulstorm. Da quanto ho visto dovrei essere arrivato a buon punto, dovrei aver oltrepassato la metà. Ora, il prossimo livello. Allora, abbiamo affrontato le caserme degli Slig, dove c'è stato uno sviluppo di trama abbastanza interessante, devo dire. Sviluppo di trama che non c'era nel gioco originale. E finalmente, tra virgolette, arriviamo a quello che nel gioco originale era una parte che arrivava quasi subito, ovvero il Necrom. Io pensavo che l'avessero completamente eliminato, visto che non ce l'avamo ancora arrivati, invece ce l'abbiamo, eccolo qua. Quindi, via! You see all those pipes out there? Those are the brew pipelines. They start at Soulstorm Brewery, where all that brew starts getting pumped out to all those factories across Udos. Imagine that. Hey, how'd you do? We got problems. You think? It gets worse? Much, much worse. I played it. Gosh. Now I know why the others are dying. It's the brew. It's killing them. That's ridiculous. Brew never killed nobody. We've been drinking it all our lives. That's just it. It's when we don't have brews, that's when we get sick. Because the brew, it's designed to kill us if we ever escape. But we're okay and we escaped. But only because you stashed brews for us when we split the farm. Then the train we stole had brews on it, and we got lots more. But when we run out, we're screwed. But you said you crafted a cure. But only in little doses, not enough for a whole continent full of factories full of slaves. And a lot more rumors will be spreading after what we've done today. With lots more escapes, and lots more dying. I need to find the Keeper. We gotta get to Necrom. It's the next stop, Abe. Anche questa cosa del treno non c'era, cioè c'era, ma soltanto alla fine. E invece qua ce l'abbiamo praticamente dall'inizio. Au. Ok. Let's go. No, c'è un altro filmato. Uneducated schmuck of a slave still managed. Nonna, quanto è inquietante Mallock qui, io. I don't know, boss, but that creepy dude is some kind of supernatural, I tell you. I wouldn't have believed it had I not seen it with my own eyes when my best frenzies got taken over by some kind of mind control and suddenly they start blowing each other away. Bow, 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 bow. It was so disturbing. Come facevi a saperlo, sei di qua sul treno? Brew was our insurance, our guarantee that would prevent anything like this from ever happening. But it is happening, and we're past that creep's expiration date. Unless they had brew with them, how do you explain it? Maybe the brewmaster. Sì, però guarda, devo ammettere che sono un pochino lunghi. Cioè, sono sensibilmente più allungati rispetto al gioco originale, anche a questi filmati. Non c'erano proprio nel gioco originale, cioè questa è proprio tutta una parte nuova. Come ho detto infatti nella prima sera che l'ho streamato, dove sto guardando, l'introduzione per esempio c'è una parte che secondo me andava rivista, perché dicono la stessa cosa in continuazione. E dopo un po' sembra quasi che lo stanno a fare per allungare la cosa.
Here at the site of the once top performing meat farm on Mudos. Stasera ho caldo, e nemmeno poco. A charge some call the mass murder of a loyal labor force betrayed by the Glockstates. Hello, Mr. Morgan. Security chief here. Have you been able to reach the brewmaster yet? Sorry, sir, but the communication line seemed to be down all along the Z-line. How often does that happen? Only once that I know of, and that was a hurricane. One other thing, though. There's this, conspiracy theory floating around about a uprising at non so come chiamarti, vabbè, ti chiamo con Itaharu. Grazie che sei passata, buonasera. Hai fatto tu una diretta, purtroppo non mi è arrivata la notifica, me la sono persa. Spero di... che la prossima spero di esserci. Mr. Morgan, I know we're in a creepy business digging up bones and stuff, but sir, that's the most terrifying thing I have ever heard you say. Keep trying to get a hold of the brewmaster. Sono troppo vecchio per queste cose, continuo a dirlo. When you get him. Cioè proprio questi come fanno a comportarsi? Cioè non c'hanno le mani. Ah ok, perfetto. Vedrò di non prendere impegni. Tanto non, nel mio caso non prendere impegni non è una cosa molto difficile, visto che non li ho. Uno dei vantaggi dell'essere single. Cerchio d'oro. Quindi questa è chiusa col cerchio d'oro. Qui non c'è niente. Trovo una strada PI in profondità. Sì, non mi rompere le scatole. Sto già abbastanza incazzato di mio. Peraltro a livello anche abbastanza ripetitivo. Non difficilissimo, ma molto ripetitivo. Oh, ma gli ho fatto lo stesso errore di prima. Sto cominciando a sudare. Tempismo qua. Thank you.
Vaffanculo! Che cavolo. Ma che oh! What's the plan here? What's that? Era un bel casino sto pezzo, eh. Certo, rimani fermo. Che figura di merda. Cioè, cazzo, se bug ogni 3 secondi, anche piuttosto. Con dei bug pure gravi. C'è molto da dire. Sì, no, per carità. Ma guarda, c'è meno bug Skyrim sulla Play 3. Anzi, fa l'auto sulla Play 3. Qui non si sta parlando di bug sulla grafica o cazzate del genere, questi sono bug che ti bloccano proprio l'avanzamento del gioco.
Ma io non, nonostante ce l'ho, non cioè io l'ho giocato su 360 Fallout e non ci ho giocato, non l'ho nemmeno finito. Quindi effettivamente non so sta, però sentivo dire che su Play 3 era un disastro, cioè non era buggatissimo da destra e sinistra. E stesso discorso vale per Skyrim. Non l'ho proprio vista. Oh, mi scusi, non l'avevo vista. Nemmeno io. Qui c'è la gara segreta. Non so se me la devo rifare dalla segreta, non so se è necessario, ma. Per non sbagliare, rifacciamo, tanto è abbastanza semplice. Cioè praticamente si fa da sola, quindi. Follow me to the freedom. Come with me. All right then. Calm down. Hey, let's go. Hey, we're free. Finally. Let's get out of here. Said we're free. Qualcosa mi dice che ce n'è un altro. Scendi per favore, grazie. Tanto mio tanto ce ne dovrebbe essere un altro. Infatti eccolo qua. Wish I'd never come. Let's get out of here!
proprio andato addosso. Ma sei scemo! La segreta. Questa prima non l'avevo vista. Buonanotte, grazie che sei stata qui. Ciao. Certo, dormi. Ma che cazzo fai? Sono morti. Ho capito, ma ci mettete 2 ore a fare le cose, però ci mettete 2 anni. Sera del Midnight, buonasera. Fammi indovinare, stavi studiando? Anyone got a dollar I can lend me? I just saw a vendor over there. Allora spieghiamo a Mid quello che è successo. Praticamente io questo livello l'ho finito. Però che cosa è successo? Che nel mentre che stavo uscendo dalla porta di uscita, qualcuno mi ha ucciso, uno slig mi ha ucciso, quindi il livello me l'ha conteggiato finito, ma mi ha conteggiato anche la morte. Quindi me lo sono dovuto rifare perché nonostante l'ho finito e mi ha dato anche la schermata con le statistiche, non me l'ha conteggiato come finito, perché sono morto mentre stavo uscendo. Cioè vabbè, insomma, è un po' complicato, spero di aver dato un'idea di quanto il gioco si possa essere buggato. E ovviamente queste cose solo a me possono succedere. Cioè mi costringe a usare i mola che accumulo per aprire le porte. No, lascia perdere, guarda l'incazzatura allucinante. Un'ora del gioco buttata letteralmente al cesso. I didn't do nothing, that Abe guy did it.
from the lips of a criminal straight into the minds of the people. Authorities have asked the community to ignore this bizarre claim, to discount it as the rampant. In realtà non sono trivelle, sono trita carne. Che stavano anche nel vecchio gioco, anche se ovviamente qua sono riadattate. Perché altro c'è, cioè, tutti sti tritacarne, cioè, non c'è carne da tritare qua, quindi vabbè. Ma immaginavo che stessi studiando. Oddio, però non cado. Madonna, guarda, c'hai un coraggio e una voglia. A me se mi parli di mettermi a studiare adesso mi taglio le palle, guarda. Cioè, tipo queste, ste tritte carni a mo' di treno, che cavolo significano? Poi è bello che devo pure vedere sui forum, sto ancora con i forum, come a 20 anni fa. Mi devo leggere pure sui, non so, su Facebook, sui commenti, dici quelli. Dici, ma no, non è vero, io non ho incontrato nessun bug. Dico, beato te. Guarda, beato te. Spread insane rumor the 300 overthrew rupture farms in rebellious uprising. Mamma mia, io stavo tantissimo su quello di Tecnitalia e Resident Evil.it. Tecnitalia a modo suo credo che esista ancora in realtà, anche se credo che la community sia abbastanza diversa. Lo sapevo io. L'hai piati proprio tutti, da prima all'ultimo l'hai piati. Tutti l'hai piati, tutti. Ha fatto strike proprio. E che sono lenti. Sono troppo lenti. E questa è bella veloce peraltro. Ah, ecco perché sono due. Seconda e poi possiamo andare. Ecco, cavolo. Mi sono rotti i coglioni! Chi ci aveva fatto caso che erano in due? No, è che già sono partito che ero morto di sonno. Quindi mo c'ho proprio i riflessi di una talpa in letargo. Via. Mamma mia che culo. Via. Quindi niente, è confermato, l'unico modo per poter salvare quello lì è rifarsi tutto indietro. Ma non posso rifarmi tutto indietro con sto casino, cioè non ce la farò mai. MySpace, allora non avevo nessuno. No, MySpace non ce l'ho avuto. E nemmeno LiveJournal per quello che ricordo. Però ovviamente li conoscevo. Avevo un blog, il mio primo blog ce l'ho avuto con la mia pagina di MSN. Il blog di MSN era quello, il primo blog che ci ho avuto, dove ho pubblicato la storia del cane che. Del primo cane. Di uno dei cani che mi è morto quando ero relativamente piccolo.
Strada segreta? Sì. L'ho fatta strada segreta prima, sì, l'avevo fatta. Mi sa che c'ero anch'io su quel forum, Deia. Mi sa che c'ero anch'io. Io stavo su più di un forum su di Resident Evil. Follow me to the freedom! Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì, perché io ricordo che ci stavo su quel forum. Io stavo su più di un forum della saga di Resident Evil. Però ovviamente non me li ricordo tutti. Mi ricordo... vabbè. Sono riarrivato qui in molto meno tempo, però questa è la parte più difficile. Non me lo ricordo, Dali, sono passati troppi anni, dovrei rivederlo. Se lo rivedo fisicamente ti posso dare qualche indicazione. Così su due piedi onestamente non saprei. Oddio, sto pezzo, che palle. Guarda che gioco di merda. Aiuto! Non si possono dire certe cose su Twitch, lo sai. Però se c'erano dei forum di questo tipo, questo significa che comunque gli yaoi esistono da praticamente quanto esistono gli hentai. Invece io ne ho scoperto l'esistenza solo relativamente tardi, insomma. Se non sa piglia. Mi sa che... Allora sì, mi sa che ci stavo. Allora sì, cioè... È molto probabile che ci stavo. È molto probabile che ci stavo. Ma guarda, forse... che cazzo, cioè, lo vedi, Steve? Cioè, no, non si capisce quando mi devo appendere, cioè...
E uno ci deve morire, uno ci deve morire per sto motivo. Voglio vedere quanto ci mette, guarda. Comunque dicevo, diciamo che forse ci salviamo perché molte persone non sanno che cos'è uno yaoi, quindi magari per quello ci salviamo. Non ci è arrivato. No, se schiaccio in alto sta proprio fermo. Cioè io non devo schiacciare in alto, devo andare per, posso fare soltanto in avanti, in diagonale. Se salto in alto rimane fermo. Cioè è la cosa più stupida del mondo, guarda. Non so che nick avessi lì. Io ho sempre avuto il mio nick. Da quando dal 99 che me lo sono scelto, ho sempre avuto lo stesso nick, non l'ho mai cambiato. Però dipende pure che nick avevi, io proprio non ricordo i nomi di quelli che stavano là, cioè sono passati troppi anni. Poi l'ho frequentato per parecchio tempo, ma poi ovviamente come tutti i forum è andato un po' a schifio. Quindi Dio solo sa che... Beh, un po' troppo generico. Ci sarebbero potuto essere milioni di Ada Wong lì. Il pezzo che prima mi ha fatto un po' incazzare. E per un po' intendo parecchio. Scendi per favore! Quindi diciamo, ma perché ha fatto sta cosa? Cioè, ha preso il checkpoint e io non volevo che lo faceva. Non te lo so dire. Cioè è passato veramente troppo tempo. Ho persino difficoltà a ricordare le grafiche di quel... Di quel forum. Ma ripeto, è passato troppo tempo. Purtroppo. Sbrigatevi. Ah. Madonna, pelo. Oddio, ho fatto prendere in colpo quella cosa. Eccoci, sono arrivato al punto di prima. Ecco, è qua che il gioco mi si è buggato prima. Vabbè, però fai quello. Ma ti vuoi appendere? Ma lo vedi come si deve morire a sto gioco? Guarda, c'ho una voglia imbattibile di lasciarlo lì, quello, guarda. Tanta pazienza benedetta, eh. Perché non l'hai fatto pure prima? Ma...
Vabbè, ma questa me la spiegate. Ma mi spiegate perché si è svegliato. Ma me lo spiegate perché si è svegliato. Però in teoria c'ho questi io. Ah, oh, cacchio, ce n'ho solo uno. Uno non basta a ucciderlo. Sono dimenticato di comprarli quando stavo là. Quelli mi potevano essere molto utili. Vabbè, faremo in qualche altro modo. Comunque questi sono, cioè potrebbero tranquillamente essere eletti come lavoratori dell'anno. Non fanno altro che dormire sul lavoro. Porca puttana. Scappa, scappa, per carità, scappa. E beh, le vocine sono sempre quelle. Ok, vediamo se devo morire un'altra volta adesso, eh. Il problema è che non ho niente per poter stordire e non posso nemmeno crearmi niente. Al massimo posso, mi posso creare una cortina fumogena. Forse è la cosa migliore da fare. Ok, ora si rimettono a dormire. Sì, mo me lo segno proprio. Allora, la cosa migliore, sperando che funzioni, dove è andato? Ah, ok. È di creare una cortina fumogena davanti all'entrata. Così non mi dovrebbe vedere. Cortina fumogena ce l'ho. Oddio, gli posso pure tirare un fizzipop alla fine. Tanto. Ecco, qui è successo. Io quando sono appena sono entrato, in quello stesso momento mi ha sparato quello lì. E sono morto. E ho finito contemporaneamente il livello. Quindi il gioco è andato in crash. Quindi non mi ha fatto ricominciare al checkpoint perché ero passato, ma non mi ha conteggiato il livello perché sono morto. Non è da farlo, ho dovuto ricominciare da capo. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me, per aver scelto di farlo. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta, sempre ammesso che ce ne sarà mai una, se sarò ancora vivo. E quindi niente, adducono a tutti voi e buonanotte. Mission complete!